Apre le marcature l'Ascoli al 30°. Fuga di Borghi, dialogo con Anzivino, eccolo cross al centro per Novellino, tiro, deviazione di Pini ed è rete, anche se la palla stava già superando la linea. Ancora l'Ascoli in attacco, il solito Novellino, un mattatore di questa partita che viene atterrato. L'arbitro non rileva la punizione e da questa azione nasce la punizione della Fiorentina che Bertoni alla Zico realizza così. Secondo tempo, 41°. Antonioni crossa, Bertoni sempre molto solo, realizza il gol partita del 2-1.